Buongiorno e bentrovati amici telespettatori di STV. Oggi andiamo a raccontare la partita che andremo a vedere tra poco per quanto riguarda un campionato allievi tra l'Accademia Lamezia e il Real Cosenza. È la terza partita del girone, dove vede la squadra della Lamezia a punteggio pieno con 9 punti. Domenica scorsa ha vinto al Catanzaro contro la Kennedy con 3-0. E alla prima partita è stata vinta contro la Popel Bianco con il gol di Polimeni. Quindi squadre che sono schierate in campo. Vediamo che la squadra della Lamezia si schiera sulla sinistra dei nostri teleschermi con la maglia nerazzurra. Andiamo a vedere la squadra schierata in campo dal mister Natalino Pasquale. Giuseppe Pulice in porta, poi c'è Falvo Pasquale il numero 2, col numero 3 Brando Antonio, il numero 4 Giampaleandro, col numero 5 Rosario Polimeni, col numero 6 Giuseppe Costanzo, numero 7 Pietro Pugliese, numero 8 Cristian Fazio, numero 9 Riccardo Mercuri, numero 10 Pasquale Giampa e il numero 11 Cristian Loiacono. Partiti in questo momento, andiamo a vedere il cronometro proprio alle 11 precise, parte questa partita. Saranno 40 minuti a tempo, c'è un lancio da Polimeni verso il limite dell'area, attenzione, c'è una spinta su Brando, riprende ancora la Lamezia, c'è una respinta sulla tre quarti, palla in possesso degli avversari. Andiamo a vedere la formazione avversaria del Real Cosenza, Polisportiva Real Cosenza. In porta c'è Elio Cozza, numero 2 De Simone, poi Grandinetti, Costabile, Rota, Fuoco, Berardi, Gaudio, Domanico, Stamile e D'Antonio. Il tecnico di questa squadra è il signor Aldo De Donato, allenatore in seconda non lo troviamo, e poi c'è il massaggiatore a fare da panchina, poi andremo a citare le riserve. In questo momento c'è una zona d'attacco il Cosenza, ma c'è una ripartenza, c'è un fallo laterale a favore della Lamezia. Questo vediamo molte persone sulla tribuna per osservare questi giovani promettenti. C'è un fallo laterale, una respinta di testa, c'è un'entrata un po' pericolosa, l'arbitro lascia proseguire. Attenzione al Cosenza che attacca, una deviazione di testa, per poco non sorprendeva Pulice questa deviazione di testa da parte di un suo difensore. Va a calmare il numero 6 Giuseppe Costanzo, un'azione di ripartenza del Cosenza fermata con un colpo di testa in calcio d'angolo. È un po', si gioca sul sintetico qui al campo sportivo Gianni Renda di Lamezia Terme, ex comune di San Biase. C'è un calcio d'angolo battuto con il sinistro a rientrare, attenzione, traiettoria interessante, l'hanno ribattuto, il portiere blocca con calma Pulice che poi rilancia sulla sinistra, niente, la palla finisce in fallo laterale. C'era Giampa sul pallone, lascia adesso agli avversari la battuta sul fallo laterale. Siamo con la pista atletica, siamo molto distanti ai numeri dei calciatori, non riusciamo a vederli bene.
lato laterale, ancora la respinta di testa fuori dal, no, la palla resta nel rettangolo di gioco. A parte di Costanzo, la respinta di testa, ancora costruisce il Cosenza, una girata in area di rigore, la respinta della difesa lametina, prova a ripartire l'Accademia Lamezia sulla sinistra, prova un assist in verticale, subito in tackle fermato da Grandinetti. Sulla palla c'è Brando, fallo laterale, attenzione a questo lancio, una ribattuta ancora di Stamile, riprende Polimeni, l'appoggio corto, ancora un rilancio in avanti dove non c'è nessuno, può controllare la difesa a tre schierata da Natalino, esce il portiere Pulice, blocca con il pressing, ha dato la palla corta, qua ha sbagliato il portiere, doveva dare un rilancio lungo, cioè, ci sono tre giocatori del Cosenza a fare pressing, non si parte con la palla a terra. Ancora fallo laterale, prova a rilanciare Polimeni, ma la palla è uscita, dice l'arbitro, che non ho indistinta. È stato un rilancio, adesso la palla viene catturata a centrocampo, c'è un fallo per una spinta, fischia l'arbitro Amendola. Sono collaborato dal giornalista, il signor Catania, che lo ringrazio per la Gazzetta. Un calcio di punizione, tutta la squadra della Lamezia si riporta nella campo avversari, il traversone, attenzione, la respinta della difesa del Cosenza. Costruisce con ordine la squadra avversaria, attenzione, c'è una ribattuta. La palla viene riconquistata ancora dalla Lamezia, un po' di confusione a centrocampo, toccato da dietro il giocatore della Lamezia da parte di Fuoco. Calcio di punizione. C'è il mucchio in aria, aspettiamo questo traversone, battuto in verticale, la deviazione di testa e il primo pallone che tocca il portiere Elio Cozza. Su questa deviazione di testa da parte di Giampà, il rilancio di Cozza, la palla spiove nella metà campo avversaria, niente da fare, la palla è uscita. Siamo al sesto minuto, sempre 0-0 tra l'Accademia Lamezia e il Real Cosenza, questa partita per un torneo allievi, la terza partita di campionato, vero Franco? Allievi elite, mi dice un collaboratore, è la prima volta che vedo questi ragazzi, chiedo scusa un po' se non sono molto aggiornato sul loro percorso in questo torneo. Un colpo di tacco respinto sulla fascia alterata, Leandro Giampà, abbiamo due Giampà in distinta per il Lamezia, poi la panchina ancora prosegue con Matteo Navigante, Flavio Verso, Cristian Torchia, Simone De Luca, Emanuele Notarianni e Giuseppe De Pace. C'è ancora un fallo laterale nella, sul lato corto dell'area della Lamezia, viene battuto, una palla di sponda, ancora la palla esce fuori. Un fallo laterale, è un difensore dell'Accademia Lamezia che rilancia, fa incontro alla palla lo Iacono, commesso fallo su di lui, fischia il signor Amendola di Taurianova. Va a fare un po' di ostruzione Gaudio, battuta corta, c'è il rilancio di Polimeni, lo Iacono viene anticipato, fallo laterale, attenzione, battuto sul lato corto, prova una giocata il numero 9 della Lamezia, Riccardo Mercuri, ma il portiere esce dai pali e blocca, ancora una finta, riparte il Cosenza con Costabile, traversone sulla fascia, rincorre il pallone, la palla è uscita, la protegge Polimeni.
solamente di una spinta, di una trattenuta, Alessandro Gaglio. Gittata lunga, forse c'è una spinta dalla parte del numero 5, Rota. Calcio di punizione, si incarica della battuta Polimeni. Rosario Polimeni, figlio di Francesco, mio cugino, quindi siamo in famiglia. Sono due gemelli questi Polimeni, uno gioca nella pallavolo. Il lancio dall'altra parte, ottimo il controllo, poi c'è il pressing. La palla ancora a rimorchio, il traversone dentro, attenzione, la palla arriva sul secondo palo, lo Iagono è stato anticipato da un centrale difensivo del Cosenza. Ancora il traversone in mezzo, la palla è respinta, pressa adesso il Lamezia. La palla ancora sui centrali difensivi, un lancio ancora sulla sinistra, la palla è respinta di testa. C'è Fazio sul pallone, prova a fare un'incursione sul lato corto dell'area, poi c'è un fallo rilevato dall'arbitro, resta Dolorante a terra. Cristian Fazio si avvicina all'arbitro, decreta un calcio di punizione proprio a ridosso del lato corto dell'area. Una punizione diretta. Misura con i passi 9 metri l'arbitro. Si avvicina il decimo minuto di questi 40 minuti del primo tempo. Attenzione a questo traversone, lungo sul secondo palo, stacca di testa, no? La palla sorvola sulla testa di un giocatore della mezza, ancora lo Iacono. Batte un po' egoista, qua poteva servire in mezzo, c'erano tanti suoi compagni. Prova la battuta verso la porta, la palla è lontanissima dai pali. Recupera la palla Cozza, il portiere del Cosenza, Real Cosenza. Per essere un torneo in lieve sono tecnicamente già bravi. Il lancio in avanti, lo stacco di testa da parte di Stamile, poi una ribattuta, la palla sta uscendo in fallo laterale a favore del Cosenza. La gittata lunga a cercare Gaudio sulla fascia, si perde il pallone. Pallo laterale, batte D'Antonio in area di rigore, lo stacco di Polimeni, ancora mette dentro di testa fuoco, attenzione, la palla tranquillamente arriva nelle mani di Pulice, serve subito sulla sinistra Brando che viene spinto, calcio di punizione. Lancio in avanti, lo stacco di Costabile, poi interviene Berardi, il piatto a servire Domanico sulla destra, la palla è uscita forse, sì. Pallo laterale ancora, battuto un po' così, adesso prova Giampa, Leandro, serve Polimeni che prova a salire dalla difesa, effettua questo lancio per lo Iacono anticipato, poi riprende, ci sembra Fazio, no, il numero 10 Giampa Pasquale, calcio di punizione ancora, il gioco è molto spezzettato da continui falli di gioco. Leandro Giampa sul pallone, si va a formare sulla linea dell'area di rigore molti giocatori, il traversone alto, attenzione, la traiettoria importante, stacco di testa ancora di Polimeni, rincorre il pallone, la palla è uscita, rimessa dal fondo,
tredicesimo sempre 0-0 tra Accademia Lamezia e Real Cosenza. Rimessa dal fondo, pronto alla battuta Elio Cozza. Lo stacco ancora del numero 9 Domanico, interviene sul pallone De Simone. Sulla destra c'è un attacco del Cosenza, attenzione, si allunga il pallone e ci sembra Domanico. Palla finita sul fondo. Il rinvio del portiere Pulice, la palla non con il vento contrario, un po' si ferma la traiettoria. C'è D'Antonio che prova il lancio ancora in area di rigore, la respinta di Giampà, ti sembra di Falvo, chiedo scusa, sulla sinistra, supera l'avversario, attenzione, ne supera un altro, un giocatore della Lamezia, poi c'è la chiusura ottima da parte di De Simone che fa ripartire il Cosenza. Attenzione a Domanico che fa da sponda per il lancio, attenzione, la palla è uscita sull'esterno della rete. A parte uno scambio Domanico e l'altro è molto lontano, non vede il numero di questo giocatore che ha provato una girata al volo, la palla è uscita, ci sembra il numero 7 Berardi. Riparte dalla difesa palla a terra e Lamezia con ordine, abbiamo il pressing alto, bisognerebbe fare un lancio lungo a cercare centrocampisti larghi. Polimeni, palla bassa, buono questa intesa, il lancio, attenzione alla respinta di testa di Costabile, prova ancora De Simone sulla destra, il sinistro non trova Gaudio ma c'è la chiusura della difesa della Lamezia. La palla indietro ancora di Giampaleandro, ottimo il dribbling di Leandro Giampà, tocco corto per Pasquale Giampà, c'è ancora il numero 6 che ferma l'azione della Lamezia, a fuoco, riparte ancora la squadra del Cosenza con Berardi, sinistro, trova Gaudio, niente da fare, c'è la respinta ancora di un centrale della Lamezia, va allo Iacono di testa a cercare palla, commette fallo, un giocatore del Cosenza su Giampà Pasquale, no è Giampà che commette fallo, è Luca. Calcio di punizione per il Reale di Cosenza. Sulla palla Simone Rota, lascia a un suo compagno, è Costabile che si avvicina, Cristian Costabile. Fischia l'arbitro, attenzione a questa traiettoria. Ottimo, attenzione, stacco di testa che sfiora l'incrocio dei pali. Si era sganciato. Ci sembra il numero 2 De Simone nello stacco di testa. Rimessa dal fondo, questo rischio corso al sedicesimo del primo tempo, riparte il Lamezia con Falvo, mette dentro, attenzione, non ci arriva la deviazione Mercuri, riparte il Cosenza dall'altra parte con Grandinetti, il traversone ancora con questo lancio lungo a cercare Giuseppe Domanico, ma la palla è tra le braccia del portiere lametino. Riparte ancora Rosario Polimeni, tocco corto per lo Iacone che prova una sponda per Leandro Giampà, perdiamo palla, attenzione, ancora il Cosenza, prova a insistere De Simone sulla destra, il traversone di sinistro, prova ancora ad allontanare di testa Polimeni, conquista palla molto bene Leandro Giampà per lo Iacono, lo Iacono deve far salire la squadra, deve fermarsi un po', ecco, prova adesso l'incursione, cambia gioco dall'altra parte ma il passaggio è un po' corto, ancora respinge Giampà, mette dentro di piatto, l'arbitro vede un fuorigioco e ferma il gioco.
Calcio di punizione sulla palla, ci sembra costabile per questo lancio lungo che scavalca il centrocampo, poi di petto fa una sponda per il suo compagno. La palla è riconquistata dalla Lamezia, una respinta ancora, la palla si alza a campanile, prova a metterla a terra, bene, D'Antonio gli sfugge un po' nel controllo, riprende Lamezia, poi Giampà effettua un passaggio senza idee, riconquista la palla ancora il Cosenza che insiste sulla destra con De Simone, serve Berardi, cade a terra Berardi. Attenzione, ancora la palla è lì, un po' di confusione nell'uscita col pallone da parte di Giampà. Riprende adesso Fazio, lancia sulla sinistra, non c'è nessuno, c'è un liscio clamoroso di Rota, Pollo Iacono a approfittarne, ma Rota ritorna sull'errore commesso e riesce a riparare mettendo in fallo laterale. Ancora un fallo laterale verso Lo Iacono, spinta di Lo Iacono, c'è un fallo lì, no, non peschia l'arbitro. Sul Rota c'è stata una spinta di Lo Iacono, ma forse aveva già staccato di testa. Ancora la palla di ritorno, mette dentro Falvo, lo stacco di testa, la palla è ancora lì che danza in area di rigore, poi viene allontanata, prova questo scatto e Gaudio, tallonato da Leandro Giampà. Fallo laterale ancora, la respinta sulla tre quarti, rimette dentro di testa Stamile, calcio di punizione, c'è una spinta, si arrabbia un po' Cristian Fazio con l'avversario, subito a sedare gli animi il mister dalla panchina della Lamezia. Il lancio ancora, la palla che spiova al limite dell'aria, lo stacco di testa da un giocatore del Cosenza, rimette dentro Leandro Giampà, la palla è ancora ribattuta, prova D'Antonio, mette dentro a terra Lo Iacono, ancora Leandro Giampà, prova questo traversone, beh, c'è Grandinetti con un po' di difficoltà che allontana di testa, fallo laterale. Sale adesso il Lamezia, c'è Brando sul fallo laterale, ancora la palla fuori, la palla è molto lontana sulla pista atletica. E Brando che va a battere, cerca un compagno. Il lancio in area di rigore, attenzione, la palla spiove pericolosamente, esce il portiere con tranquillità e blocca questo lancio al volo, dovrebbe essere Costanzo, Giuseppe Costanzo, sì. Poi il lancio sulla destra, attenzione, c'è uno scatto in profondità, lascia De Simone, poi la palla sul fondo, irrecuperabile. Il lancio in avanti, attenzione, Lo Iacono viene anticipato da parte di Rota, ancora un gioco pericoloso, lo vede l'arbitro da parte di Domanico, aveva la gamba alta davanti all'avversario, mette a terra la palla Rosario Polimeni, il lancio dall'altra parte, lo stacco ancora di un giocatore del Cosenza, mette a terra Stamile Carmine, prova il lancio a cercare un compagno, è attento alla difesa della Lamezia. Bene, Falvo a liberare, poi Leandro Giampà lascia ancora a Falvo, poi perdo l'attimo, ancora il Cosenza che attacca con D'Antonio, cerca uno scambio, c'è una trattenuta, si libera di questa marcatura Gaudio, ancora la palla dentro, prova Gaudio il tiro, la palla è lontana dai pali, azione del Cosenza.
conclusa con un tiro dalla distanza, da uno scambio Stamile e Gaudio con il tiro poi lontano dai pali di Pulice. La palla non è uscita dall'area di rigore, dice l'arbitro, su questa rimessa dal fondo. C'era un pressing, ha fatto bene qua Polimenia, ecco, riprende ancora sul portiere la palla di ritorno. Partita molto equilibrata qui al Renda di Lamezia. Spiove la palla, lo Iacono viene anticipato, si lamenta di una spinta alle spalle, l'arbitro interviene, signora Mendola di Taurianova. Leandro Giampa sul pallone, no, è Pasquale Giampa, lascia poi il pallone al fratello. Chiede la distanza Leandro Giampa. C'è un mucchio in aria, vediamo questo calcio di punizione, tutti sulla sinistra, nessuno è sulla destra. Parte Leandro Giampa, il traversone, appioggia il pallone, la palla viene allontanata di testa, ancora ci mette un piede Simone Rota e c'è un calcio di punizione, dice l'arbitro. Forse un gioco pericoloso su Rota. Siamo al 24esimo del primo tempo, sempre 0-0, pochissime emozioni, questi giovani non ci hanno regalato ancora fino a questo momento, ma solo giocate, intese abbastanza, schemi collaudati, ma conclusioni verso la porta pochissime, se non due tiri della licenza del Cosenza. Salve ingegnere. Fallo laterale, c'è un giocatore del Cosenza, Ettore D'Antonio. Palla dentro, attenzione, prova a smarcarsi sul lato corto dell'area, ancora tiene palla Gaudio, mette dentro, spinge Polimeni e poi allontana. Rincorre il pallone, attenzione allo Iacono, va ad anticipare l'avversario, esce il portiere e allontana. Ripara un po' un errore difensivo da parte di Rota sul pressing della Mezia. Riparte Costanzo, si ferma, controlla la posizione dei compagni, tocca corto, poi scivola, attenzione, si riprende il giocatore Fazio. La respinta ancora di un giocatore del Cosenza, la palla spiove sulla destra, mette a terra De Simone, prova ad andarsene, supera un avversario, attenzione, ancora la palla al piede, poi una in tackle, ma c'è ancora un cross, tagliato, attenzione, pericolo, azione gol del Cosenza, il tiro, la deviazione di Pulice, mamma mia, c'è stato D'Antonio che ha avuto una palla clamorosa per portare in vantaggio il Cosenza, una deviazione di un difensore e la parata sulla sinistra in tuffo da parte di Giuseppe Pulice. Un calcio d'angolo, attenzione a traiettoria, tagliata in aria, mamma mia, prova un tuffo di testa, ci sembra Domanico. Per nostra fortuna non è arrivato l'impatto col pallone da proprio davanti a Pulice. La palla è finita dall'altra parte sul fondo. Ancora attenzione, non Costanzo riesce a uscire bene col pallone, un tackle. L'arbitro dice che ha toccato il pallone, il giocatore della Lamezia, si riparte, intervento sul pallone, dice l'arbitro, nonostante il calciatore del Cosenza sia caduto su questo intervento. Sulla sinistra c'è un tackle di Polimeni pulito sul pallone, attenzione, un intervento sulla gamba, allontana la palla. C'è un giallo adesso
si sembra molto nervoso il numero 7 del Cosenza, Berardi, Antonio Berardi, viene ammonito al 28esimo del primo tempo per protesta. Signora Mendola di Taurianova sul taccuino mette il nome dell'ammonito per proteste. Calcio di punizione sulla tre quarti, si incarica della battuta Costanzo. Vediamo, forse è una battuta verso la porta, così è. La palla esce oltre due metri sulla traversa. La palla si perde sul fondo, eravamo oltre i 30 metri. Controvento, cercare la porta è stata un po' una giocata così di Costanzo. Comunque si gioca ancora, giampa di testa. L'arbitro interviene, calcio di punizione per il Lamezia. Calcio di punizione sulla tre quarti. Traversone di Giampà, la palla spiove davanti al portiere, di testa, viene anticipato dal suo compagno Cozza che stava uscendo in presa. Calcio d'angolo. Va sulla battuta Giampà. Dovrebbe essere il numero 4, Leandro. Attenzione alla sua traiettoria, e fa traiettorie insidiosissime in area di rigore. Attenzione, la palla spiove, stacca di testa un centrale del Cosenza, la palla è allontanata dall'area di rigore, la rincorre, ci sembra, senza riprenderla, il numero 7 appena ammonito, Berardi. Falvo per Rosario Polimeni, il traversone verso il limite dell'area, spiove nera la palla allontanata dai centrali del Cosenza, la palla è allontanata ancora da Berardi, palla controllata da Gaudio, la palla finisce dall'altra parte con questo traversone dove non c'è nessuno, Fazio cercava un compagno. Sempre 0-0 questo torneo allievi alla terza giornata. La mette a 6 punti. Attenzione, ottimo il dribbling a superare l'avversario, poi perde palla, c'è una spinta, attenzione, la palla sta uscendo in fallo laterale, piede il fallo l'arbitro adesso, un po' scorretto il giocatore della Lamezia nel cercare palla con le spinte. Si riparte con Berardi, indietro al portiere che rilancia, il controllo, gli sfugge il pallone a Gaudio, riprende la Lamezia, ancora Polimeni, allarga il gioco per lo Iacono che cerca una sponda per l'inserimento di Giampà che perde palla, poi rinviene ancora l'altro Giampà, Leandro, si insiste sulla destra, il fallo laterale lungo, il controllo, c'è il pressing di Leandro Giampà, la palla indietro a Rota che trova il controllo di Gaudio, attenzione, ottima tecnica, mette a terra, prova un dribbling ma viene fermato da un grande intervento di Polimeni che poi prova a far ripartire con questo lancio importante, no, sciupato clamoroso questa azione, questo lancio assist di Polimeni dove un giocatore del Cosenza un po' ha mancato l'aggancio e ha servito il pallone in profondità. È intervenuto il numero 9 Mercuri e ha sbagliato clamorosamente la conclusione. Lo stacco di testa di Pugliese. Ancora Giampà, indietro a Costanzo.
con ordine la difesa del Lamezia, prova a ripartire, ancora Rosario Polimeni, ennesimo lancio, stavolta un po' corto, controllato dalla difesa avversaria, ancora Stamile in fase difensiva, la sponda di Berardi, lancio ancora delle difese del Cosenza, lo stacco di Costanza, il controllo di Faggio dovrebbe essere Giampà, avanza Polimeni, ancora il lancio verso Loiacono, Loiacono controlla il pallone, viene pressato duramente, fischio dell'arbitro, calcio di punizione. C'è un calcio di punizione, la battuta è sempre Leandro Giampà. Barriera un po' vicina, comunque il traversone, spiove la palla in aria, la deviazione di testa, la palla è uscita di un soffio sul primo palo. Sembra Polimeni sia andato a colpire di testa, Matteo? Rosario Polimeni è andato a colpire di testa. Nel gioco aereo è molto forte questo ragazzo, si porta sempre come torre in area di rigore. La palla è uscita di un soffio al 34esimo del primo tempo, mancano 6 minuti al termine, più recupero. Ancora un contrasto, l'arbitro lascia proseguire, attenzione, prova un tiro e il gol, mamma ma che gol che ha fatto questo ragazzo, che poi va a prendere l'abbraccio di tutta la squadra. Bene, sotto la tribuna ci sembra Mercuri che ci ha provato poco fa, abbracciato da tutti i suoi compagni, ha trovato un gol bellissimo all'incrocio dei pali, la palla ha danzato un po' tra due giocatori del Cosenza, lui è riuscito a metterla a terra e poi ha fatto partire un tiro insidiosissimo sotto l'incrocio, dove il portiere in volo non è riuscito a deviarlo. Quindi al 35esimo il Lamezia si porta in vantaggio con questo bellissimo gol di Riccardo Mercuri. Si riparte a 5 minuti dal termine del primo tempo, Lamezia sblocca la partita, l'Academy Lamezia. Vediamo un po' adesso il Cosenza come reagirà su questo gol subito. Ancora Mercuri, protegge palla sul pressing, poi perde palla ad opera di Stamile. Prova a scuotersi il Cosenza da questo gol arrivato a freddo, diciamo, non c'era stato un tiro in porta ancora, ma la deviazione di Matteo era un presagio al gol, diciamo, di Rosario Polimeni, chiedo scusa. Il lancio ancora, cito il fratello, a volte lo dimentico, sono due gemelli, Matteo Polimeni e Rosario Polimeni, l'altro fa volley, Matteo fa volley, chiedo scusa. Allora si prova a ripartire, Loiacono prova a conquistare palla ma cade a terra, dolorante, resta sul manto erboso Loiacono, l'arbitro interviene su questo intervento di Rota, che poi va a dire qualcosa a terra, lo Iacono dice di rialzarsi, che non ti ho fatto nulla, gli ha detto. Vediamo, si discute con l'arbitro, un po' di animi accesi in campo, Faccio discute un po' troppo con gli avversari. Numero 8, sei un ridicolo, eri a 50 metri, che cosa hai visto? Lo giunto. Polimeni sul pallone, calcio di punizione proprio sulla linea retta di centrocampo dalla parte destra. 37esimo, 3 minuti al termine, il traversone ancora di Rosario Polimeni, spiove il lato corto dell'area, prova un colpo di testa. Un giocatore del Lamezia. La battuta del portiere del Cosenza, il colpo di tacco ottimo da parte del numero 9 del Cosenza, il lancio a cercare ancora D'Antonio, si perdono un po' poi i giocatori del Cosenza, era ottimo il fraseggio, partito con un colpo di tacco a centrocampo.
sono tempi lunghi per recuperare il pallone, c'è cioè la pista atletica, non ci sono raccattapalle purtroppo, e si perde molto tempo. Pasquale Falbo, gittata lunga per cercare Giampà, poi Leandro Giampà recupera su Riccardo Mercuri, colpo di tacco, tiene il pallone, cerca di cambiare dall'altra parte, attenzione, ottimo il controllo, la ripartenza di Pugliese sulla sinistra, Pugliese ancora, Pugliese prova a liberarsi dell'avversario, riesce a mettere in mezzo, chiude, è scostabile, ancora il Cosenza in possesso di palla, esce dall'area di rigore il Cosenza su questo attacco di Pugliese. Azione corale ancora, la palla è su D'Antonio, lo Iacono col corpo riesce a tenere palla, poi c'è un'entrata da parte di Stamile, dolorante a terra lo Iacono, ammonito al 39esimo per questo fallo, gioco pericoloso. Il numero 10 del Cosenza è capitano in campo, pure dovrebbe essere Stamile, sì, viene ammonito al 39esimo proprio allo scadere del primo tempo, seconda ammonizione nelle file del Cosenza, è stato ammonito al 28esimo Berardi. Chiede la distanza Costanzo su questo calcio di punizione, siamo al 40esimo, batte Leandro Giampalto, palla a rientrare, attenzione, spiove di testa, stacca di testa un giocatore del Cosenza, poi lo Iacono manda la palla, la beva al parroco, un tiro senza idee, rimessa dal fondo, scade adesso il 40esimo, vediamo l'arbitro, da un minuto di recupero, un minuto. Sì, il lancio del portiere è Cozza, la respinta ancora di Costanzo, da piedi di testa e Pugliese rincorre il pallone, Mercuri, autore del gol, sul lato corto dell'area prova a liberarsi di un avversario, la palla è sul fondo, se ne va sul fondo, era pressato da due avversari, non aveva molta, l'arbitro chiede di mettere la palla sulla linea, sulla riga al portiere del Cosenza. La palla spiova a centrocampo. Vede un sandwich l'arbitro sul numero 7 Berardi. Calcio di punizione. Il lancio in avanti, attenzione, pochi secondi al termine, deviazione di testa, allontana la difesa della Lamezia. E fischia qua l'arbitro, il primo tempo, risultato 1-0, la partita è stata sbloccata da Riccardo Mercuri. Con un gol dal appena entrato in aria, da un 2 metri dentro, ha fatto partire un tiro sotto la traversa, insidiosissimo, il portiere non è riuscito ad arrivarci nonostante il balzo sulla sinistra. Quindi concludiamo qua questi primi 45 minuti, partita molto equilibrata, sbloccata adesso al momento da Riccardo Mercuri. Ci riscolteremo per i secondi 40 minuti. A voi la linea. Bentornati amici telespettatori di STV. Andiamo a raccontare i 40 minuti del secondo tempo di questa partita, la terza partita del torneo allievi. Del torneo allievi c'è questa conclusione di Riccardo Mercuri, proprio nei primi secondi del secondo tempo apre così il secondo tempo e Lamezia in attacco. Mercuri ha sbloccato la partita al 35esimo, a 5 minuti dallo scadere, con un grande gol all'incrocio dei pali. Adesso ha battezzato i primi secondi del secondo tempo con questa battuta, con il tuffo del portiere Cozza a controllare la traiettoria, ma la palla è uscita fuori dal primo palo. C'è stata una sostituzione, vediamo un po', è entrato, sembra Navigante per il Lamezia, attenzione, un'azione ancora del Lamezia, stavo controllando la distinta, chiedo scusa se non ho raccontato questa azione, ho visto, ci sembra ancora Mercuri,
in grande spolvero adesso il centravanti del Accademi Lamezia. Dovrebbe essere entrato in campo il numero 12 Scaramuzzino, chiedo scusa. Ancora un lancio verso la porta, blocca. È entrato anche il secondo portiere del Cosenza, il numero 12 Simone Rocca. Quindi cambiati i due portieri da parte degli allenatori. Quindi ricordiamo che il tecnico, come erroneamente ho detto all'inizio della partita, è il papà di Felice Natalino. Il papà di Felice Natalino che dirige tecnicamente questa squadra della Lamezia. Sto vedendo davvero ottime cose per questi giovani, per quanto sia un torneo allievi. Ancora riparte il Lamezia, il colpo di tacco bello di Pugliese per il suo compagno Brando, ma riprende il Cosenza ancora, attenzione, siamo 1-0 per il Lamezia. Attacco del nuovo entrato, questo ci è sfuggito, il numero 18 San Marro, poi vediamo che non vediamo più in campo, non ci hanno comunicato nulla. Poi chiedo al giornalista Catania se mi può aiutare nei cambi. Attacca adesso il Lamezia sulla sinistra, ancora Brando, cerca lo Iacono che resta a terra. L'arbitro Amendola concede il fallo laterale, non c'è nessun fallo. Ancora Brando alla battuta. La palla è ancora davanti alla panchina ospite, attenzione Mercuri se ne va in area di rigore, viene fermato da Costabile. Maurizio, buongiorno. Siamo intorno al terzo minuto del secondo tempo, ancora un'azione sul lato corto dell'area della Lamezia, ma c'è una respinta, gioco pericoloso dice l'arbitro, di Costabile, Cristian Costabile, 5 giugno del 2002, questo giovane centrale del Cosenza. Sulla palla c'è Leandro Giampa, vicino a lui anche Pietro Pugliese. Risultato 1-0 per il Lamezia, gol sbloccato al 35esimo del primo tempo, i tempi durano 40 minuti ciascuno per il torneo allievi. C'è un calcio di punizione, barriera 2 per il Cosenza, in barriera troviamo Stamile e Berardi, i due ammoniti dal Cosenza. Leandro Giampa, tocco corto per il traversone di Pugliese, respinto da Berardi con la schiena e si tocca un po' per la botta subita sulla schiena. C'è un calcio d'angolo, sembra, vediamo, palo laterale. Fallo laterale ancora per Mercuri che prova in caduta una girata sul primo palo. È un gioco pericoloso sul portiere da parte di Loiacono, e c'è, perché ha toccato il piede, c'è l'ammonizione. Gli ha toccato il piede al portiere. No, quando tocca il piede c'è pure l'ammonizione. Se non tocca il piede c'è la punizione, se tocca il piede c'è l'ammonizione, mi diceva un arbitro di Lega Pro di Lamezia. Era per correggere. Pronta la battuta, il numero 12 Simone Rocca, subentrato a Caio Cozza. Una respinta ancora di Leandro Giampà. Leandro Giampà perde il controllo del pallone ad opera di Domanico. Ancora il Cosenza sulla destra, Domanico mette dentro, la respinta di Rosario Polimeni, la palla spiova a centrocampo, una battuta al volo, ancora la palla conquistata dalla Lamezia, apre sulla sinistra per Pugliese, c'è il controllo, esce il portiere, blocca in tuffo in uscita, riparte il Cosenza sulla destra, ancora un tocco corto, Domanico, ottima la deviazione per San Marro. Ancora Pugliese, indugia col pallone, approfitta la difesa del Cosenza, ma ancora
insiste Leandro Giampà, la palla è allontanata sempre da Grandinetti, ancora San Marro, prova ad aprire per Domanico, respinge Lamezia con Giampà, chiedo scusa, con il numero 8 è Cristian Fazio. Ancora Giampà, prova ad aprire, forse c'era un fuorigioco, la testa ancora di Giampà, Pasquale Giampà, il tiro dalla distanza sorvola di un metro la traversa. Chiedo scusa, va alla rimessa il portiere Rocca, il colpo di testa ancora di Fazio, la respinta ancora di Rota, allarga sulla destra per Grandinetti, Davide Grandinetti prova la palla per San Marro, no chiedo scusa, è Domanico, va alla battuta ancora Davide Grandinetti. Fallo laterale, in area di rigore, svetta di testa ancora Costanzo che allontana, riprende ancora la squadra del Cosenza che prova ad attaccare sulla sinistra adesso con D'Antonio, la palla è fuori dal rettangolo di gioco. Fallo laterale dall'altra parte, sta attaccando il Cosenza sotto di un gol, cerca, sta cercando il pareggio, ma conclusione a rete ancora nulle, siamo al nono del secondo tempo, c'è un tocco di mano forse da parte del giocatore del Cosenza, era con le braccia aperte, siamo molto lontani proprio, andiamo a intuito, vediamo, no, la palla è uscita, quindi l'arbitro ha fischiato comunque. Per un fallo laterale non pensavo che fischiasse, la respinta di testa, il controllo di Fazio, ancora Giampà che prova una girata, viene svirgolata, la palla a campanile, riprende il Cosenza, attenzione, la respinta ancora dalla difesa del Lamezia da parte di Brando. No, Fazio, di chi? Del... Gaudio? Dal Cosenza? Non lo vedo più in campo. Quindi è uscito Gaudio. Gaudio è entrato il numero 18. Quindi è uscito Gaudio. Alessandro Samu del 23 febbraio 2002, questo ragazzo. Al suo posto è entrato San Marro. Attenzione a Mercuri, fuori gioco. Sì, fuori gioco, sì. Eravamo in linea, l'avevamo visto che era fuori gioco, era un metro e mezzo avanti. Lo Iacono poteva aspettare il lancio in riga con i suoi avversari. Riprende ancora Domanico, indietro al numero 4 Costabile che lancia, riprende Brando, ancora da questa parte per Domanico, attenzione, attacca il Cosenza, è in genere di rigore, ottimo il tackle di Costanzo e ha capito la intenzione dell'attaccante del Cosenza in, con un tempo preciso, rischiando un po', ma toccando il pallone in calcio d'angolo ha evitato questa incursione in aria di Domanico. Calcio d'angolo, va alla battuta, ci sembra Stamile, il traversone, stacca di testa Leandro Giampà che allontana questo cross pericoloso in aria, ancora il controllo, attacca il Cosenza, c'è un forcing per arrivare al pareggio, ancora Stamile, mette il sinistro in area di rigore, prova una girata bella di Domanico ma centrale per la parata di Scaramuzzino, il lancio, la palla spiove a centrocampo, lo stacco di testa di un giocatore del Cosenza, riconquista Berardi, appoggio corto ancora
per Fuoco. Poi c'è un pressing sulla tre quarti, cade a terra un giocatore del Cosenza, fallo dice l'arbitro, calcio di punizione battuto subito da Stamile. Ancora Berardi, serve centrale, si allarga dalla parte opposta, c'è l'intervento di Loiacono, ci sembra in ripiegamento difensivo, che poi ottiene pure il fallo laterale. Bravissimo. Intelligente il giocatore attaccante della Lamezia, che è andato a dare una mano ai difensori, visto che il Cosenza sta pressando sotto di un gol, per il gol molto bello di Riccardo Mercuri. Ancora si lotta, ma la palla viene sempre conquistata dal Cosenza, spinge ancora la squadra Bruzia. Attenzione a questo tiro dalla distanza, la grande parata di Scaramuzzino. Il tiro di Gaudio. No, Gaudio è in campo. Professore, Gaudio è in campo. Ha fatto il tiro adesso. Gaudio è in campo. Attenzione, l'appoggio al portiere. Quindi Gaudio. Forza ragazzi. Al quattordicesimo del secondo tempo Gaudio ha effettuato un gran tiro a Scaramuzzino, non si è lasciato sorprendere, in tuffo ha parato in due tempi. È il 12, è qua. Il 12 nella fila del Cosenza. 12. Ma c'è la maglia numero 12. Chiedo scusa allora. Ah, eccolo qua. Sì, chiedo scusa. Quindi è Pulice. Porta il numero 12. Io vado su distinta, sulla maglia c'è 12. Attacca ancora il Cosenza, attenzione, ottimo il tempo di Brando, libera Costanzo che poi fa questo lungo lancio a cercare Loiacono, che era molto in profondità, non riesce ad arrivare a questo pallone. Lamezia che respira un po' su questo forcing del Cosenza, il lancio in avanti, ancora il Lamezia con Giampà che gira al volo. Conquista ancora la palla il Cosenza con Costabile, poi Grandinetti, l'appoggio corto, cade su una spinta il numero 18 San Marro. D'Antonio è stato spostato nel secondo tempo un po' più sulle retrovie da parte del suo tecnico. Il lancio ancora basso a cercare Mercuri tra due avversari, riesce a tenere palla, poi interviene Berardi, cade a terra. Calcio di punizione, fallo di Mercuri su Berardi. Accelera il Cosenza le operazioni, perde 1-0. Lo stacco ancora e poi lo scatto sempre, ci sembra Brando. Fallo laterale. Siamo al quindicesimo del secondo tempo, sempre 1-0 per il Lamezia, per il gol di Riccardo Mercuri al 35esimo del primo tempo. Ancora il Cosenza che spinge, attenzione a questa palla per San Marro, la sponda sulla sinistra, ancora un traversone, respinge di testa la difesa del Lamezia con Polimeni, il traversone, para Pulice. Para Pulice, chiediamo scusa per l'errore in cronaca, il rinvio, sì, col rilancio sì, col rilancio sì, sì, fuori gioco sì, col lancio col piede sì. C'è un po' di discussione tra il tecnico del Cosenza e l'arbitro, il signor Amendola di Taurianova. Cosenza ancora che spinge, Lamezia stringe i denti per tenere stretto il risultato. Ancora un lancio per Domanico, attenzione in aria, cerca di liberarsi di un avversario, interviene Costanzo nella chiusura, ancora il tiro dalla distanza, c'è un fischio dell'arbitro, è Stamile che ha provato la battuta. Il lancio di Costanzo, attenzione, si arrabbia con i suoi difensori Natalino, perché non c'è più costruzione di gioco ma bensì lanci lunghi,
Ecco ancora Costanzo, ennesima botta in avanti. La palla finisce tra le mani del numero 12 Rocca. Il rinvio del portiere. La trattenuta da parte di Fazio sull'avversario, non era arrivato all'aggancio. Fazio, c'è tutto il fallo, l'ha trattenuto per la maglia. Allarga per Davide Grandinetti adesso il Cosenza. Fermato sempre da Brando. Molto attento sulla fascia Brando, sta giocando davvero bene. Ma il Cosenza sta pressando ancora Brando, fallo laterale, Domanico lascia a Grandinetti. La sponda per Berardi, mette dentro con un piatto, la palla spiove, di testa allontana ancora un giocatore della Lamezia. Attenzione, una bordata al volo da parte del numero 5 Rota. La palla è controllata ancora da Pulici che poi rinvia. Attenzione a questo pressing della Lamezia, esce il portiere, fallo forse sì. Si arrabbia Natalino perché secondo lui non c'era, il portiere era fuori dall'area piccola. Comunque ha visto un fallo, l'arbitro l'ha fischiato. Ancora Giampa anticipato, c'è il pressing della Lamezia con Mercuri, si libera il pallone ma interviene Fazio di sinistro, serve lo Iacono che non aggancia. Ancora Costabile, il lancio, c'è una spinta sì da parte di Falvo, di Pasquale Falvo sull'avversario, su Gaudio. Il 2 non vedo più in campo, professore, il 2 non vedo più in campo, il 2 è De Simone che è uscito. Attenzione, il traversone di Grandinetti, mamma mia che sbaglio, Domanico col gioco aereo qua, Domanico ha lasciato molto a desiderare, una palla perfetta sulla testa, non l'ha girata bene sotto la traversa, per nostra fortuna, si è lasciato un po' sorprendere qua la difesa dell'Accademia Lamezia. Da solo Domenico ha divorato, si è divorato un gol incredibile. Al diciannovesimo del secondo tempo, sempre 1-0 per il Lamezia in virtù del gol realizzato da Riccardo Mercuri. Lo stacco ancora di un centrale del Cosenza, recupera Gaudio. Poi fuoco, ancora il numero 11 d'Antonio che libera, la palla spiove, Costanzo di testa, un po' spinto, ha spinto lui, dice l'arbitro, su Rosario Polimeni, si lamenta Polimeni per questo fallo fischiato nei suoi confronti, tutto il Cosenza se ne va nella nostra area di rigore, ventesimo del secondo tempo. Attenzione a questo calcio di punizione, mamma mia, sul primo palo il portiere vola, Pulice. La palla esce di un soffio sulla destra, ma il portiere della Lamezia sembrava esserci con le mani su questa traiettoria. Al ventesimo allora calcio di punizione effettuato dal numero 11 ad Antonio. Rimessa dal fondo, la batte Pulice. Lo stacco di Giampa, la palla sorvola centro, la mediana centrale della difesa del Cosenza, viene recuperata da Grandinetti, elude Leandro Giampà, il tocco morbido verso il centro dell'area di rigore, c'è ancora Polimeni che stacca di testa, palla in fallo laterale, recupera Grandinetti, forse controfallo, sì, la palla se l'è allungata un po' troppo davanti al collo, davanti al volto, chiedo scusa. Mirati lo scaffo solo, numero 3, da solo ti devi tirare uno schiaffo. Ancora un fallo laterale, allunga di testa Pugliese, non c'è nessuno, Lamezia che non costruisce più ma
sta cercando di mantenere, di contenere gli attacchi del Cosenza, di contenere l'attacco del Cosenza. Ancora Davide Grandinetti, il traversone, la respinta di Costanzo, la palla spiove fra due avversari, colpito di testa sulla nuca, ci sembra Pugliese, che resta a terra dolorante. Una testata da dietro, quando si tratta del capo bisogna essere molto più prudenti. Un po' d'acqua, va! 22esimo. Acqua, ghiaccio, vino, sulla battuta Costanzo, ha un fisico possente questo ragazzo. Lo stacco di testa ancora del Cosenza in linea difensiva, ancora Fazio sulla destra per lo Iacono, ancora è Falvo che controlla il pallone, resta a terra un giocatore del Cosenza, si continua a giocare, poi mette fuori Mercuri per far soccorrere un giocatore del Cosenza. Sempre 1-0, 23esimo in corso, 13 al termine. Minuti al termine di questa partita, che ho un lapsus, 17, Romina, 17, la matematica non è un'opinione, dura 40, no? Gioco fermo, si riprende, restituisce il pallone il Cosenza alla mezza, fair play, si riprende a giocare, esce dai pali Pulice, che ha effettuato un grosso intervento su un tiro dalla distanza, su un tiro di Gaudio dal limite dell'area, e ha salvato il risultato. Grandinetti non arriva alla respinta, attenzione, attacco della Lamezia, la palla è avanti, lo Iacono, l'arbitro dal fuorigioco, forse la palla era più indietro, lo Iacono era più avanti, e lo Iacono che doveva guardarsi. Pugliese si lamenta con l'arbitro. Le immagini poi le vedremo, ma mi sembra che la palla era un po' indietro in confronto alla posizione dello Iacono. Qui è stato molto generoso Pugliese, che poteva battere a rete perché era a pochi metri dal portiere. Fuori gioco, la Mezia viene annullato la seconda rete. Avete visto uno svarione di Grandinetti, che non è riuscito a colpire di testa, favorito l'ingresso in area di Pugliese, poi ha servito vicinissimo al portiere. Attenzione ancora a Tacchella Mezzi, che sembra essere rinato, perché fino adesso abbiamo solo contenuto gli attacchi del Cosenza, ci siamo affacciati in avanti adesso. La palla è uscita, va De Simone a recuperare palla per questo fallo laterale. Pallo laterale ancora, in area di rigore, attenzione, il colpo ha una traiettoria a piovere, attenzione ancora Pugliese che conquista il pallone, poi batti e ribatti, commette fallo nell'area piccola sul portiere. Pugliese molto pericoloso in questi ultimi frangenti, sotto porta, molto generoso nell'azione precedente, ha servito lo Iacono, è in dubbio fuori gioco, la poteva battere benissimo a rete, ecco perché spiego la questione della bontà del giocatore della Lamezia, il numero 7, poteva battere a rete e realizzare il secondo gol, ma ha pensato più al suo compagno, alla realizzazione. Ancora una girata di Giampà verso lo Iacono, che prova ad agganciare un pallone difficile, non è passato, non è un passaggio volontario quello, è una palla smorzata molto difficile. Ancora il Cosenza, Stamile,
lascia a fuoco, si stringono i tempi. Siamo al 27esimo. Fallo laterale, l'arbitro fischia per un cambio, vediamo chi entra. Dovrebbe entrare Manuel Notarianni sullo Iacono. Grande lavoro di Loiacono, specie nel primo tempo. Secondo tempo più la squadra ha pensato a contenere gli attacchi del Cosenza. Giampà mette a terra, deve girarsi, prova questa profondità, prova lo scatto Notarianni, ma la palla è molto lontana. Sulla sinistra parte ancora il Cosenza con D'Antonio. Ancora una palla messa in mezzo dove non c'è nessuno, c'è Costanzo che recupera, sbaglia l'appoggio, ma per nostra fortuna la palla arriva a Leandro Giampà, a Pasquale Giampà, chiedo scusa. Il lancio ancora, cercare Notarianni, palla molto sul portiere. Dietro la palla. Attenzione, attacco del Cosenza con San Marro, la palla calciata male, finisce sul fondo. C'è un altro cambio per il Lamezia, vediamo. Forse esce Fazio, vediamo. No, non è Fazio ad uscire. Si prepara il numero 14 della Lamezia ad entrare. Flavio Verso. Quindi esce Giampà Leandro ed entra Verso. Flavio Verso del 4 maggio del 2002. Il lancio ancora. Non controlla bene Pugliese che viene spostato sulla destra adesso. Recupera ancora il Lamezia con Giampà, l'inserimento di Notarianni. Notarianni, la palla sul destro, allarga ancora per Mercuri, chiedono un fuorigioco, l'arbitro lascia proseguire. Il traversone, attenzione, va incontro alla palla Notarianni, la palla era molto alta, poteva stare nella sua posizione. Contrastalo. Poi va al contrasto. Ancora uno stacco di testa da parte di Falvo, ci sembra. Lunga sulla fascia, gira di 11. E Brando sul pallone. Lo stacco era di Brando, non di Falvo. Ancora arretra Polimeni per colpire di testa, un po' in difficoltà. Recupera il pallone il Cosenza con Gaudio. Cerca lo scambio Domanico. Fa salire la squadra, il lancio ancora da parte di Stamile, lo stacco di testa da parte di Brando, fallo laterale. Mezz'ora di gioco, sempre 1-0 per il Lamezia, 10 minuti scarsi al termine. Ancora Berardi, pressato sulla linea del corner, rimessa dal fondo, dice l'arbitro, c'era la deviazione, dice la protesta del giocatore del Cosenza. Batte Polimeni, la palla spiove in centrocampo. Recupera ancora il Cosenza,
L'arbitro vede un fallo, una trattenuta del giocatore del Cosenza che viene ammonito per proteste. Gaudio, viene ammonito Gaudio al 31esimo del secondo tempo. Sulla palla si porta Rosario Polimeni, guarda il piazzamento dei compagni, ha un grande lancio questo ragazzo, traversone, va incontro alla palla verso, staccano i difensori del Cosenza, ancora in posta Giampà, per verso, prova Notarianni a districarsi, poi ancora verso, bravo, salta l'avversario, mette in mezzo, rete, Notarianni, grande scambio. Non Notarianni, è Mercuri ancora, Mercuri, perché i numeri non è che li vedi bene su questa maglia azzurra, chiedo scusa, la doppietta di Riccardo Mercuri al 32esimo. Bravo, bravo! Ottimo l'inserimento diverso. In profondità è andato a mettere una palla in mezzo dove sul primo palo la deviazione è stata di Mercuri, in cronaca avevo detto Notarianni, ho fatto un po' di confusione, ma mi perdonerà il ragazzo che ha realizzato la doppietta, Riccardo Mercuri, attenzione a questa reazione del Cosenza, Domanico lascia partire un tiro senza velleità, sembra un po' rassegnati i giocatori del Cosenza su questa doppietta, ormai e ci abbiamo alla fine della partita, 34esimo, 6 minuti al termine più recupero, sinceramente c'è una mosca che ci dà fastidio, non ti dico, guarda, viene sempre qua, attenzione al controllo di Manuel Notarianni, salta un avversario, allarga poi per Pasquale Giampà, ha effetto il traversone Giampà sul primo palo, esce il portiere, blocca. Il rilancio del portiere del Cosenza, ancora la palla della Mezzia, bravo Fazio a intervenire su Manuel Notarianni, attenzione il portiere in anticipo. Il rilancio ancora di Simone Rocca, il controllo di Fazio, bravo nella tecnica, mette a terra un pallone proveniente dalla porta avversaria, ancora Notarianni che se ne va sulla sinistra, prova a convergere, palla sul destro, il tiro sul secondo palo, il portiere era in tuffo, ancora Fazio, tocco corto per Pasquale Giampà che finta un tiro, se ne va sulla destra, aggira l'avversario, prova a finta ancora un traversone, lo effetto adesso basso, viene a terra verso, ancora Notarianni, toccato duro, qua è il rigore, quello era il rigore, stava calciando in porta, quello era il rigore, stava calciando in porta, ancora una palla che spiove, lo stacco di testa, vede il fallo sul difensore avversario, nulla da fare su questi attacchi della Lamezia che ormai forte dei due gol, gioca un po' più con più libertà adesso la Lamezia che ha subito molto l'avversario nei primi 20 minuti. 35esimo, si rialza Manuel Notarianni, un po' dolorante, pronto un doppio cambio nelle file del Real Cosenza, entrano in campo Fiore, Emanuele Fiore sul numero 11 D'Antonio ed esce Davide Grandinetti, vediamo, è uscito Davide Grandinetti, un po' claudicante, dovrebbe essere entrato il numero 14 pure, Bartoletti, da far rettificare la posizione l'arbitro del pallone perché il fallo fischiato era vicino al dischetto, vabbè siamo sempre nella profondità.
Si riparte. Riprende la Mezzi, ha perso, recupera un pallone per Notariani che fa un'ottima giocata per Mercuri, con un tocco morbido, lo serve preciso. Mercuri fa sportellate un po' con il giocatore del Cosenza, viene spinto. Bravo. Si avvicina Costanzo al pallone, ottima la tecnica pure di Notariani che è un buon palleggio. Tira in porta Costanzo. Costanzo sul pallone. Il traversone in aria, ottima la traiettoria, fuori direttamente, il portiere è uscito un po' a vuoto ma ha battezzato il pallone fuori. C'è un altro cambio per il Cosenza negli ultimi minuti, al 37esimo un altro cambio, entra Milordo, è un po' Milordo e José. Ed è uscito Lorenzo Fuoco. Tre cambi per il Cosenza negli ultimi minuti. Ancora Domanico per Milordo. Un controllo da parte di Stamira, poi interviene Bartoletti. Attenzione al Cosenza, zona centrale della tre quarti, ancora Domanico, vince un contrasto, poi cerca di servire l'ingresso di Milordo, il tiro e la rete da parte, ed è un po' un bel gol all'incrocio dei pali, il portiere della Mezza trattiene il pallone sbagliando, l'arbitro lo va a ammonire per aver rallentato il recupero del pallone. È un comportamento antisportivo del portiere della Mezza, non può trattenere il pallone perché si deve battere. Discute con l'arbitro il portiere Pulice, quindi ammonito Pulice. Forza ragazzi, dai che ne è successo allo scadere. Il Cosenza al 39esimo accorcia le distanze, ancora un lancio della Mezza. Vediamo questi ultimi minuti della partita, 2-1, il Cosenza si è fatto sotto di nuovo. Ancora il Cosenza, poi c'è un calcio di punizione, dovrebbe aver segnato. Calma, calma. Lunghissima, allargati le mani. Dovrebbe aver segnato Gaudio forse, come ci è sfuggito in cronaca diretta. L'autore del gol del Cosenza, il lancio di Costanzo respinge la difesa del Cosenza, la palla è sulla sinistra, Berardi alza lo sguardo per servire i compagni, il lancio lungo, c'è il salto di San Marro ma non ci arriva, riprende ancora il Cosenza, attenzione, grandi falcate, ancora Stamile, poi la respinta, ancora una palla sulla destra per Milordo, José Milordo mette dentro, una palla molto alta, imprendibile per i suoi compagni. Impreca un po' con questa conclusione Milordo. Adesso sì, 4 minuti, ma tu impazzi, fra 40 minuti, 4 minuti non è sufficiente, ma sei un pazzo. Scade adesso il 40esimo, 4 minuti di recupero tra le lamentele e i mugugni della tribuna. Altri 4 minuti di sofferenza qui al Renda di Lamezia Terme e San Biasio. Se ne va il numero 5 sulla sinistra, rota, la palla è uscita, è inutile la rincorsa di San Marco, San Marro.
Brando pronto a effettuare la battuta su fallo laterale lunga di cercare Mercuri, ancora trattenuto Mercuri, ecco l'arbitro, vede bene una trattenuta, c'è, dovrebbe esserci anche l'ammonizione sulla trattenuta. Trascorso il primo minuto, altri tre minuti di recupero. Allarga di mano alle cose, fermati lì. Costanzo chiede a tutti di andare in aria. Trattenuto ancora pure verso in aria, traversone sul portiere che blocca con tranquillità, che rinvia subito il portiere Rocca, lo stacco di testa di Fazio, poi in un gioco acrobatico il rinvio del Cosenza, attenzione a San Marro, la conclusione, la palla andava fuori ma il portiere della Mezia riesce a bloccare. Altri due minuti di recupero, rinvia il portiere della Mezia, Pulice, non arriva, se ne può andare Notarianni sulla sinistra, Manuel Notarianni, il controllo d'esterno destro, si dilunga un po' nel dribbling, prova a servire, viene respinto il pallone, recupera Domanico, mette nel cerchio di centrocampo, svirgola, attenzione, ma favorisce lo stesso Stamila, si avvicina all'area di rigore, attenzione al Cosenza, il tiro a giro, per nostra fortuna gli è uscito molto forte questo tiro verso la porta ed è sorvolato di molto la traversa, la palla è lontanissima con la pista atletica, senza raccattapalle, arriva il secondo pallone in campo. Girarsi! Occhio al fuorigioco. Costanzo, la battuta lunga sul messo al fondo, devia di testa Mercuri, anticipato Manuel Notarianni, ancora Fazio, la respinta, palla alla traiettoria che rientra, ancora se ne va verso, se ne va sulla sinistra, da lui è partito il secondo gol sul lato corto dell'area, non lo tengono più, grande giocata, rigore, grandissima giocata di Verso, interessante calciatore della Mezia che ha messo il panico in area di rigore, Flavio Verso, davvero un giocatore importante per questo scacchiere lametino, ha fatto vedere dei grandi numeri, va all'uno contro uno e questo è importante per il futuro di un calciatore, andare l'uno contro uno, si vanno a vedere le doti tecniche del giocatore. Si lamenta un po' di un dolore muscolare Verso, calcio di rigore, sulla battuta c'è Pasquale Giampà, proprio allo scadere dei 4 minuti di recupero, batte Pasquale Giampà, spiazza il portiere e realizza il 3-1, corre verso la tribuna Pasquale Giampà, il giovanissimo centrocampista dell'Accademia Lamezia, va a dedicare questo gol a qualcuno in tribuna dei suoi familiari o la sua fidanzata, non sappiamo. L'arbitro ha fischiato i 4 minuti di recupero, proprio appena battuto il calcio di rigore. Il Lamezia supera questo ostacolo, questo scoglio del Cosenza, è una partita molto equilibrata, poi rotti gli equilibri con Mercuri nel primo tempo con il gol dell'1-0, poi il raddoppio sempre di Mercuri sotto porta su un'ottima azione di Verso e il terzo gol, poi ha accorciato le distanze il Cosenza con il numero 8 e Gaudio con un tiro dalla distanza, non vorrei sbagliarmi qua, poi cerco conferme, è il 3-1, è arrivato su calcio di rigore dopo una grandissima azione sulla sinistra da parte di Verso. Vado a prendere Flavio Verso, 4 maggio 2002, questo ragazzo davvero ha dei numeri importanti, esce Claudicanti, questo numero 14, Romina forse ha sospeso le inquadrature, questo ragazzo che si sta andando verso gli spogliatoi. Noi concludiamo questa terza gara del torneo allievi, poi ci sentiremo per le prossime partite su questa interessante compagine alla Medina. Poi tutti da Pasquale De Sando e da Romina Di Spena vi giunge la cordiale buona domenica. Ciao Pasquale!